Rudy, sabato giocate di nuovo in casa e affrontate il Cornia. Il Cornia che sembra pian pianino risalire. Sei preoccupato? Allora, preoccupato. Io credo che questa squadra, delle squadre diciamo che lottano per salvarsi, fra virgolette, è quella che in questo momento sta dando segnali molto positivi, forti, no? Anche quando perde, perde comunque di scarto, comunque sul pezzo. È una squadra che credo che renderà difficile la vita un po' a tutti lì dietro, nel senso che è incontrare noi in questo momento. Eh beh, per noi è importante. Per noi sarà importante cercare di vincere, se abbiamo poche chance, cioè se noi dobbiamo vincere quella partita, come, non, come credo dirà il loro allenatore, che loro verranno su per cercare punti perché ne hanno bisogno per alzarsi la classifica e noi ne abbiamo bisogno proprio per toglierci da una situazione che, come dicevo prima, sempre Certo. volendo guardando dallo specchietto retrovisore, quindi ce la giocheremo credo in modo aperto, nel senso che sarà determinante per noi affrontarla nel modo giusto, con la giusta mentalità e con la giusta prepararla bene. Noi ci proveremo, non sarà facile, ma ce la metteremo tutta per Certo. cercare ovviamente di toglierci ancora di più da una situazione e metterci in un'altra. Però mi rendo perfettamente conto che non sarà facile proprio per il fatto che domenica hanno fatto una bella vittoria, sabato una bella vittoria in casa, e quindi da questo punto di vista credo anche moralmente stiano bene. Noi anche, quindi spero, penso che spero sia una bella partita. Ve la giocherete, Sì, insomma. assolutamente, Sì, come dicevi assolutamente. tu, il Cornia ha Assolutamente. fatto una bella vittoria in casa contro Oh, la Ciassetta, quindi ne approfitto, visto che ho qui certo. Joel, per un commento. È crisi Ciassetta? Ti voglio mettere in difficoltà, ti voglio mettere in difficoltà. Ma dire che è una squadra in crisi non saprei, poi magari sabato siamo smentiti, adesso non Sì, mi ormai io ricordo sono abituata a bene. essere smentita, quindi non ci faccio più Ma anch'io. caso. La Ciassetta, se non sbaglio, La sabato settimana gioca. Che prossima gioca in casa contro San Lorenzo. Partita ripresa! È difficile perché difficile. se parlavamo prima del Real Deva, che è un po' in discesa, San Lorenzo si sta Eh sì. riprendendo dopo un inizio un po' così. Non è facile, non mi sento di dire che adesso la Ciassetta è in crisi. Però non mi stupirei se venisse fuori un pareggio, ecco, insomma, Sì, diciamo in che casa non si attraversano un dovrebbero. bel momento, No, quello no, forse. però son cicli che più o meno le squadre, anche Levi ci Sì, insegna che sono certo. cicli che le squadre inevitabilmente, poi magari con i calendari che ti capita di giocare con le prime tre o Nel quattro, momento che sei più in difficoltà. inevitabilmente ti tocca raccogliere poco. Vediamo, quindi ho risposto bene Fa benissimo come al ecco. solito. Comunque, visto che siamo arrivati tra l'altro al momento dei pronostici, vi annuncio che Ciassetta San Lorenzo non è fra le due partite che ho Bene. scelto per questa settimana, quindi non facciamo nessun pronostico e vediamo come finisce settimana prossima. Invece io ho scelto due partite, la prima l'ho scelta ed è Moneglia Calvarese, l'ho scelta perché il Moneglia ne arriva da 2 settimane di stop, perché ricordiamolo, come ho detto all'inizio trasmissione, la partita contro il Borgo Rotondo di questa 20ª giornata è stata rinviata, quindi il Moneglia non ha giocato per 2 settimane di fila e incontra una ex capolista, sicuramente alla ricerca di punti e alla ricerca di nuovo della vetta, quindi secondo me questa può essere la partita forse più interessante di giornata, perché tutte e due hanno ottimi motivi per cercare punti e la situazione in cui si trovano è diversa, sempre considerando che giocano alla secca, quindi non è facile forse per la squadra di Barbieri. Cosa dite voi? Come finisce secondo voi questa partita? Sono simpatiche queste cose, No, chiederei. anche perché figuriamoci, no? Da una parte io sono direttamente coinvolto perché c'è mio figlio che gioca nel Monelia e poi sono molto amico di Stefano Vassalli, quindi voglio dire, conosco un po' meno Barbieri, conosco bene la Calvarese perché ci ho giocato e poi ci ho anche allenato. Cioè, quindi voglio dire, sono un po'. Devo dire che il Monelia è cresciuto molto ultimamente, hanno preso dei giocatori importanti, hanno un buon attacco e poi in casa possono essere un po' più, chiamiamo così, giocando in casa possono avere qualche chance di più, anche se devo dire che comunque la Calvarese, giocando su Calvari, non è che abbia un campo tanto diverso da quello di Monelia, da questo punto di vista. Sì. Però
fattore campo può essere, non lo so fino a che punto è determinante, ma per me è un pari. Pareggio. Per me è un pari. Tu, Joel? Guarda, così a bruciapelo ti direi Calvarese, però bisogna vedere come hanno incassato questa sconfitta con la Cocoanese. Piazza e compagni hanno carattere, quindi ne usciranno bene. Però è anche vero che tu hai ricordato che Moneglia non gioca da due partite. Da due settimane, sì. Però io, se non ricordo male, Moneglia nella pausa natalizia, che non, ci si sta fermi, regolamento, aveva battuto il Real Deiva, che esatto, era il 27 quindi, insomma, di dicembre. Esatto, insomma, esatto. Suggerisco a Barbieri di stare attento, anche perché Moneglia si è ripreso parecchio. Probabilmente al Moneglia fanno bene le pause. Sì, evidentemente sì, però... Può essere. Insomma, poi è un campo, questo La Secca, che insomma favorisce forse, tra virgolette, chi gioca in casa, però ha detto bene anche il mister, non è che Calvo sia molto differente. Certo, sono quindi due squadre con ti un dico, campo ti dico un pareggio. Pareggio, allora voi state sul diplomatico pareggio, perché io ormai chi dà il pareggio lo prendo come diplomatico per non voler ma dare... Ma poi imparerai anche tu col mestiere. No, ma io l'ho già fatto, ho già sfruttato un paio di volte il pareggio, però a sto giro me la sento sulla Calvarese, non me ne vogliono quelli del Moneglia, secondo me la Calvarese vince e non so se riuscirà a riportarsi in testa alla classifica, ma comunque secondo me riesce a riscattare la sconfitta contro la Cogornese, diciamo così, vedremo. L'altra partita che ho scelto invece è lo scontro diretto di giornata, quello che vede affrontarsi Rapid Nozzarego e Sant'Ambrogio a Santa Margherita, quindi in casa della Rapid. Come finisce secondo voi? Parto io? Prego. Dico la Rapid, ma non per convinzione proprio estrema, perché mi sento di dire la Rapid, ma sono due ottime squadre e secondo me vedremo una partita con dei gol. Comunque vince la Rapid, magari di misura, ma vince la Rapid. Rudy? Anch'io sono più o meno, però nel senso, sì, Rapid l'ho visto bene, l'ho affrontato, devo dire che è una squadra molto forte, specialmente davanti. Sì, si è rafforzata anche, quindi. Difatti, io l'ho incontrato proprio nel momento in cui sono entrato, tra l'altro, vabbè, comunque. Bene, abbiamo fatto subito una buona esperienza con questi giocatori che sono forti. Ma direi che sì, pronostico, sono anche giocano in casa, quindi poi proveranno proprio anche loro a dare un colpo di reni, nel senso che per loro è importante, cioè nel senso... Assolutamente. Bisogna vedere anche lì, perché Sant'Ambrogio non è una squadra che a volte sbaglia alcune partite che sulla carta non diresti, però nello stesso momento è capacissima di fare partite... questa è una partita della motivazione. Appunto, se hanno le motivazioni giuste sono capacissimi di fare il risultato anche là, quindi io anch'io darei una percentuale in più al Rapid, però proprio perché giocano in casa, ecco, voglio certo dire, perché se non sono Sant'Ambrogio, se trova le motivazioni giuste può essere pericolosissimo. Io stavolta sono assolutamente d'accordo con voi, perché do l'uno vittoria alla Rapid, perché se devo fare il pronostico penso che la partita la vincano loro, però effettivamente il Sant'Ambrogio è una squadra un po' difficile da pronosticare, perché l'abbiamo visto da qui, dall'inizio campionato ad oggi, non è una squadra che ha una continuità da poter dire sicuramente non fa risultato fuori casa. Anche con Levanto ha pareggiato settimana scorsa, forse era più inaspettato quello di pareggio rispetto ad altri, però è in un buon momento il Sant'Ambrogio, perché sta facendo punti e la classifica lo dimostra, infatti si è riagganciato alla grande al gruppo che si gioca i playoff, e in questo momento vincere o quantomeno fare un pareggio a Santa Margherita sarebbe importantissimo. Esatto. Perciò mi tengo sul vostro risultato che date voi, do la vittoria alla Rapid, però potrebbe essere una partita dalle mille sorprese, diciamo. Vabbè, a questo punto abbiamo fatto i nostri pronostici, quindi abbiamo scatenato le ire di un paio di squadre, ma sicuramente tutti la prenderanno benissimo come al solito. Io vi ringrazio Rudy per essere stato nostro ospite e per essersi sottoposto ai pronostici finali, che ormai sono un obbligo per tutti i miei ospiti.
Ringrazio nuovamente Joel per essere stato ancora una volta con noi a Tutto Seconda. E grazie per avermi fatto la domanda sui pronostici, che io amo da impazzire. Infatti so che insisti sempre per venire ospite solo per i pronostici. Io spero che non mi mettano nessun gufo questa settimana, visto che 2 settimane fa era stato un disastro con i pronostici che avevo fatto. Vedremo se riesco a riscattarmi e ad azzeccare qualche risultato. Con voi l'appuntamento è sempre per la settimana prossima. Ringrazio Alessandro Belagamba in regia per la parte tecnica e vi do appuntamento a mercoledì sempre con Tutto Seconda.